Buongiorno, siamo a Barcellona. Sono entusiasta di portarvi con me in questa incredibile avventura nella meravigliosa città di Barcellona. E non è solo una visita turistica, ho l'onore di essere invitato da Top 4 Running, lo sponsor principale di Esco a Correre e correre la mezza maratona di domani. Il weekend è iniziato in grande stile, dopo una settimana frenetica finalmente siamo arrivati a destinazione. Ma niente riposo per me, perché Top 4 Running ha organizzato per tutti noi ambassador un'attivazione pre-gara davvero speciale. È Stadio Olimpico e compagnia. Una serie di giochi e sfide che ci hanno fatto divertire e conoscere meglio gli altri atleti e creator del brand. Ma questo è solo l'inizio. Dopo l'allenamento siamo andati tutti insieme a ritirare i nostri pettorali alla fiera della gara. È stato incredibile vedere tutta la comunità della corsa radunata in un unico luogo, condividendo la stessa passione e l'entusiasmo per l'evento del giorno dopo. E amici, vi dirò un segreto: nonostante le tantissime tentazioni che si possono trovare alla fiera, io sono riuscito a resistere. Sì, avete capito bene, non ho comprato nulla, sono tornato indenne da quella che di solito è una vera e propria trappola per noi runner. Insomma, ragazzi, il weekend promette davvero bene e non vedo l'ora di portarvi con me in questo incredibile viaggio attraverso una delle città più belle del mondo. Quindi mettetevi comodi e godetevi il viaggio. Buongiorno, domenica mattina, giorno di mezza maratona. Sono le 7:18, ora sto per andare verso il ritrovo del team di Top 4 Running. Non vedo l'ora di partire. Bella giornata, non fa freddo, neanche troppo caldo per ora. E andiamo ad affrontare questa gara che si prospetta quantomeno interessante. Andiamo. E poco importa se io inizio questa gara con tanti dubbi. Arrivo da un infortunio non ancora del tutto risolto e la mente un po' tartassata dagli ultimi mesi. Ma io sono qui, pronto a correre la mezza maratona di Barcellona con un clima perfetto. Il race predictor del mio Garmin prevede che correrò la gara in 1:25, che sarebbe sicuramente il mio peggior tempo di sempre su questa distanza. Ma oggi non è importante, perché sono qui per fare un buon allenamento in vista di quella che è la gara della stagione, ovvero la maratona di Londra. Intanto mi diverto con i ragazzi di Top 4 Running. È andata a Barcellona. Com'è? Tutto a posto, stai facendo il video? Fantastico! Ciao ragazzi, un saluto da Barcellona! Ciao, siamo pronti! Dai ora! Io esco a correre! Ridendo e scaldando i muscoli per prepararmi alla partenza. Riscaldamento. Siamo ragazzi. E siamo qua al punto della partenza, quasi. Riscaldamento fatto, 10 minuti. Adesso faccio un po' di andature, poi lascio la GoPro, mi porto l'altra camera. Non so quanto registrerò, dipende un pochettino da come sto, eccetera. Comunque, posto spettacolare per correre, giornata favolosa, non c'è una nuvola, il sole sta salendo, come potete vedere là dietro. E mi ha abbandonato la GoPro proprio mentre stavo registrando, il mod non funziona più. E grazie GoPro, sempre momenti migliori. Comunque ci siamo, belli carichi. E sarà un bel allenamento, un bel test. Ma una volta schierato in griglia, la tensione sale. Gli spagnoli sanno come farti concentrare sulla gara con la musica giusta e uno speaker che sa come motivare gli atleti. E poi finalmente il countdown e si parte.
Sono un po' indietro i primi 500 metri, sono sempre rischiosi. Ho rischiato di far inciampare almeno tre atleti e ho rischiato di cadere anche io. Ma è normale, qui in Spagna ci sono atleti fortissimi che corrono sotto l'ora e 20 e io con il mio personale da 1 ora e 13 sono in prima griglia, ma con centinaia di altri atleti almeno di pari livello. La mia strategia per questa gara è semplice, correrò ad un ritmo regolato dalle mie sensazioni e non dall'orologio. D'altronde questo è un test e posso permettermi di non essere perfetto. I primi chilometri girano lisci, grazie al pubblico in bordo strada che mi dà l'energia e mi fa sentire meno fatica. E la mia motivazione aumenta quando recupero qualche atleta, questa sarà un po' una costante di tutta la gara. Al chilometro 5 passo in 17 minuti e 59 secondi con una media di 3:35. Al decimo chilometro invece passerò in 35 minuti e 39, un po' più forte e con la consapevolezza di aver appena fatto il mio stagionale sui 10 chilometri. Questo sicuramente mi dà morale e mi fa capire che a livello aerobico sto bene, in quanto corro senza fatica. Purtroppo però il dolore alla gamba sinistra, dove ho l'infortunio, seppur lieve, persiste e un po' mi frena a livello mentale. La gara fino al chilometro 15 scorre liscia e il mio morale è abbastanza alto, mi godo ogni momento. Il dolore alla gamba rimane comunque persistente, ma sempre sotto controllo e questo mi permette di chiudere gli ultimi chilometri in crescendo. L'ultimo pezzo della gara è magia pura. Allora buona l'organizzazione per usare tutta la gamba della ella perché sì, sì è stato possibile. Arrivo al traguardo in 1:16:03. Sì, sono felice e sollevato. Sollevato dal fatto che la forma sta piano piano tornando, lasciando ben sperare per quello che è il vero obiettivo della stagione, ovvero la maratona di Londra. Pare che sia già abbastanza veloce per tentare l'obiettivo A e mancano ancora 2 mesi di allenamenti. Andiamo a guidare il vostro canale, Dodger Finisher. Dodger Finisher. Lascio Barcellona con qualche consapevolezza in più e soprattutto la soddisfazione di aver fatto ancora una volta la cosa che amo di più: correre. Fatelo anche voi, amici. Correte e fate l'amore per sempre. Ci siamo, la pressione inizia a salire. In realtà devo dire che oggi ho dormito molto bene
non ho sentito più tanto l'emozione, forse perché non è una gara principale, so che sono qua per fare un test e chissà che magari questo non mi riserva qualche sorpresa. Sono qua sicuramente per fare il personale, perché non ce l'ho assolutamente nelle gambe, il mio 1.13 resisterà per un bel po' secondo me, però siamo qua per divertirsi, dai.